Ed eccoci qua, termina un'altra stagione di Serie A e io sono di nuovo qua con il pagellone della Serie A, quindi oggi non parliamo solo di Milan, ma parliamo di tutte le squadre della Serie A. Andrò a fare quello che è il mio personale e opinabilissimo pagellone della Serie A, dando un voto alla stagione di Serie A di tutte le squadre, per le squadre impegnate anche in Europa e darò anche un voto a parte per eventualmente quello che hanno fatto comprensivo del percorso europeo. Ovviamente, ripeto, la classifica è mia personale, i voti sono dati secondo il mio giudizio, ma fatemi sapere voi nei commenti assolutamente quelli che sono i vostri voti e vi invito anche a lasciare un like, un'iscrizione al canale qualora non siate iscritti e insomma sappiate anche che i voti sono ponderati per quelle che erano le aspettative per ogni squadra. Insomma, questo direi che è abbastanza evidente. Ovviamente andremo al contrario, quindi partiremo dall'ultima squadra, cioè la ventesima, quindi bando alle ciance, partiamo con i voti. Salernitana. Squadra arrivata a ventesima in classifica, ultima retrocessa già con larghe giornate d'anticipo. Stagione brutta, molto brutta da Salernitana che le ha provate tutte, cambi di allenatore, mercato, invernale, ma nulla, nulla è servito a risollevarla. Io alla Salernitana ho dato 4. Sarei potuto essere anche più cattivo, però diciamo che secondo me era una squadra che avrebbe potuto ambire a una salvezza, ma non tanto di più. Diciamo che la retrocessione poteva anche essere, concepibile, infatti inizio anno, se non erro nella mia prediction, avevo messa retrocessa alla Salernitana, però una retrocessione del genere, senza nemmeno lottare, arrivando ultimi con tante giornate d'anticipo. Francamente è un po' inaccettabile, ecco. Secondo me quindi 4 il voto corretto per la Salernitana. Saliamo al 19° posto, occupato dal Sassuolo. Sassuolo secondo me è stata la seconda più grande delusione di questo campionato. Vedrete poi dai voti quale sarà la prima. Al Sassuolo 19° ho dato addirittura 3. Il 3 è facilmente spiegabile dal fatto che il Sassuolo intanto ha da una decina d'anni, anche di più, in Serie A. Ed ha una rosa che può arrivare agevolmente, secondo me, a metà classifica, intorno al decimo, undicesimo posto, e invece è retrocessa. Va bene, ci può essere la scusante che Berardi è stato fuori a lungo per infortunio, però, insomma, non è che può, solo perché manca il tuo miglior giocatore per buona parte della stagione, puoi crollare da un possibile decimo posto a un diciannovesimo. Sassuolo che ha fatto le cose migliori della sua stagione, le ha fatte con l'Inter, con quella doppia vittoria con l'Inter, ma per il resto è stata veramente una squadra impalpabile, che ha subito caterve di gol, che ha meritato di retrocedere, secondo me, 3, perché ripeto, per quelle che erano le aspettative, il Sassuolo ha fatto veramente, veramente male. Chissà se ritornerà presto in Serie A, una squadra che ormai era un habitué della Serie A. Al 18° posto c'è il Frosinone, a cui ho dato 5,5. Voto più alto delle altre due che sono retrocesse, perché secondo me per il Frosinone, diciamo che la posizione in classifica più o meno era quella, tra il 16esimo, 17esimo e 18esimo posto, per quelle che erano le aspettative. Una squadra di giovani, una squadra che ha vissuto una stagione a due facce, la squadra di Francesco, una prima parte esaltante con i giovani, specie Sulè, che si sono messi in mostra, hanno fatto bene, hanno conquistato tanti punti, e poi una seconda parte disastrosa dove il Frosinone è sceso sempre di più indietro nelle retrovie, è scivolato sempre più indietro anche a causa di un Sulè che si è effettivamente bloccato, non ha praticamente più segnato. E con la beffa addirittura della retrocessione all'ultima giornata, con quella sconfitta subita nel finale con l'Udinese. 5,5 perché, ripeto, all'inizio stagione non ci si aspettava certo un Frosinone che facesse faville, ma l'obiettivo era quello di salvarsi, di arrivare almeno al 17°. Non è stato raggiunto seppur per poco, quindi voto 5,5. Andiamo avanti con l'Empoli, prima delle salve, 17°. All'Empoli ho dato 6 e il 6 è arrivato semplicemente perché l'obiettivo era la salvezza e alla fine. Se ti riffa o ti raffa, seppur al pelo, all'ultimo minuto, alla fine quella salvezza è arrivata, grazie a Nicola. Nicola che è arrivato, ha salvato un'altra squadra. Nicola che salva l'Empoli, gli dà questo 6. Empoli che è tanti anni, però che è lì a rischio, 2 o 3 anni che in Serie A che è lì a rischio. E quest'anno si salva per il rotto della cuffia, ma francamente una stagione abbastanza deludente dell'Empoli, che non mi ha mai convinto granché, è riuscita a rimanere lì a galleggiamento, a salvarsi poi in extremis. Ripeto, soprattutto dopo l'avvento di Nicola. Stesso voto che ho dato al Cagliari, 16°, 6. E qua forse sono stato un po' cattivo perché il Cagliari comunque, diciamo, non si erano grandi aspettative anche per il Cagliari. E Ranieri ha fatto comunque un buon lavoro a salvare il Cagliari addirittura con una giornata d'anticipo. Però
ecco, comunque a mio avviso la rosa del Cagliari poteva ambire anche a qualcosina di più, qualche punto in più, una salvezza forse un pelo più tranquilla. La salvezza è comunque alla fine arrivata, l'obiettivo era quello, quindi anche per il Cagliari penso che 6 alla fine sia il voto giusto e insomma in bocca al lupo a Ranieri per il proseguio della sua vita, visto che è stata la sua ultima stagione da allenatore di un club. Quindicesima l'Udinese, anche l'Udinese si è salvata in extremis in questa pazza ultima giornata con un gol nel finale. Udinese a cui però ho dato 5 e mezzo nonostante la salvezza, perché l'Udinese a mio avviso ha una rosa che poteva ambire a una salvezza più tranquilla e non ridursi all'ultima giornata, che qui cambio d'allenatore, Cannavaro arrivato in corsa che seppur a fatica è riuscito a salvare la squadra. Era una squadra che poteva ambire a fare un po' più di punti, una salvezza più tranquilla, poteva ambire a un tredicesimo, dodicesimo posto a mio avviso, quindi secondo me, nonostante la salvezza acquisita, non arriva alla sufficienza. Tra l'altro, Udinese che da 30 anni in Serie A e quest'anno ha rischiato seriamente di uscire dall'elite del calcio italiano. Comunque, alla fine se l'ha fatta, ma il mio voto, l'ho detto, è 5,5. Voto decisamente più alto invece quello per il Lecce, arrivato 14esimo. Al Lecce ho dato 6,5, perché il Lecce ha fatto una stagione invece molto tranquilla. È quasi sempre stato lontano dalla zona della retrocessione, si è salvata con varie giornate in anticipo. E per una squadra che non aveva grandi aspettative, secondo me il 14esimo posto è anche meglio di quello che ci si poteva aspettare. La squadra comunque ha giocato bene, soprattutto in casa, ha fatto tante belle partite. Ha meritato questa salvezza e ha meritato questo 6,5, voto che ho dato anche al Verona, 13esimo. E il Verona ha fatto una prima parte di stagione pessima. Nel mercato invernale sono stati venduti la maggior parte dei giocatori, sono stati acquistati tanti altri su cui non si avevano grandi aspettative inizialmente, erano solo dei prospetti. Eppure Marco Baroni ha fatto un lavorone ed è riuscito, nonostante la squadra smantellata, nel girone di ritorno a costruire la salvezza della sua squadra, che è arrivata anche con una o due giornate in anticipo, ora non ricordo. Comunque Verona, che secondo me, soprattutto considerato non tanto le aspettative iniziali, ma le aspettative che c'erano dopo quel mercato invernale che sembrava aver smantellato la squadra, per me ha fatto più di quello che si poteva attendere. La retrocessione sembrava oramai questione di tempo, e invece Marco Baroni non solo è riuscito a salvare il Verona, ma a portarlo anche ampiamente fuori dalla zona retrocessione. Quindi questo 13esimo posto gli vale un 6,5. Mentre al Monza, 12esimo, ho deciso di dare un 7. 7 per il Monza, 13esimo, perché il Monza è il secondo anno in Serie A in tutta la sua storia. E per il secondo anno ha fatto un campionato tranquillo, sempre lontano dalla zona retrocessione, mai in discussione. Con tanti punti, mi pare ne abbia fatti 45 o qualcosa del genere. E quindi veramente il Monza che si ripete dopo l'annata scorsa, nella quale ha fatto l'exploit, il suo arrivo in Serie A con una salvezza molto tranquilla, anche quest'anno replica praticamente il campionato dell'anno scorso. Motivo per il quale comunque il 7 secondo me è meritato, perché la stagione è decisamente buona, anche considerate le aspettative. Stesso voto che ho dato al Genoa, terminato 11esimo. Bella stagione anche del Genoa, considerando che era una squadra neopromossa. Girardino ha fatto un gran lavoro, una squadra sicuramente con qualità, con giocatori come Gudmundsson di alto livello, una punta come Retegui comunque valida e quant'altro, una squadra che a mio avviso non avrebbe avuto grandi problemi a salvarsi, l'avevo già detto all'inizio campionato, ma che non pensavo facesse così bene. Che comunque è vero che il Genoa è un'altra squadra abituata alla Serie A storica, però comunque veniva da un campionato di Serie B ed è riuscita a salvarsi con tanta tranquillità, addirittura 11esima in classifica, quindi quasi ad arrivare nell'altra colonna della classifica. Bel lavoro di Girardino, bel lavoro del Genoa, a cui, ripeto, ho dato 7. Entriamo nella colonna di sinistra della classifica con il Napoli. Napoli a cui ho dato il voto più basso in assoluto. Avevo detto che il Sassuolo era stata la seconda squadra più deludente di questa Serie A, la prima è stata proprio il Napoli, a cui ho dato 0. Sì, sarò cattivo, va bene, ma secondo me 0 il voto meritato. Napoli che l'anno scorso ha vinto lo scudetto dominando il campionato, quest'anno termina decimo con 53 punti ed è la peggior squadra nella storia del campionato italiano con lo scudetto sul petto nell'annata successiva. Così pochi punti, una stagione disastrosa, tanti allenatori cambiati, Garcia, Mazzarri, Calzona, nessuno è riuscito a risollevare la stagione del Napoli che è stata pessima, perse tantissime partite, contestazioni, veramente un disastro assoluto. Voto che da 0 sale a 1 se consideriamo le coppe, perché in Champions è riuscita quantomeno in un girone abbastanza comodo a qualificarsi agli ottavi, quindi lì aumenta un po' il voto.
ma non l'ha aumentato neanche a 2 perché poi c'è la Coppa Italia dove il Napoli è uscito perdendo 4-0 contro il Frosinone a conclusione di una stagione terribile, quindi 1 è il voto considerando anche le coppe. Questo è il mio voto per il Napoli. Sono stato cattivo, fatemelo sapere nei commenti. Nono, Torino. Al Torino ho dato 6 e mezzo perché il Torino sembra sempre la squadra del vorrei ma non posso. È sempre lì che può fare quello step in più per provare ad ambire all'Europa, ma puntualmente non ci riesce mai. Torino a cui ho dato 6 e mezzo perché appunto secondo me ha fatto anche qualcosina in più di quello che ci poteva attendere, ma mi aspettavo quello scatto finale per poter arrivare magari in conference, bastava qualche punticino in più e invece al Torino manca sempre quello scatto in più. Quindi il voto si ferma a 6 e mezzo, è comunque un buon voto. Ottava, Fiorentina. Alla Fiorentina ho dato 6. È un po' di anni che la Fiorentina è sempre lì, nona, ottava, settima. Secondo me è una rosa che potrebbe forse fare anche qualcosina meglio, ma diciamo che l'ottavo è l'obiettivo minimo della Fiorentina. Ecco, era arrivare in conference, arrivare all'ottava, quindi la sufficienza penso che anche se è un po' stiracchiata ci può stare, anche se per la qualità della rosa potrebbe fare qualcosa in più. Voto che potrebbe salire a 7, considerando le coppe, perché in Coppa Italia, diciamo, si è fermata in semifinale, quindi comunque ha fatto una discreta Coppa Italia, e in conference potrebbe vincere la conference, e quindi quello farebbe salire il voto anche a 7,5. Ecco. Qualora uscisse in finale, il video che è registrato prima della finale di conference, qualora perdesse in finale, il voto comprese le coppe sarebbe 7, vincesse la finale sarebbe 7,5 alla stagione in totale. Ma in Serie A, ripeto, è 6. Andiamo al settimo posto della Lazio. Lazio a cui ho dato 5. Lazio di Sarri prima, di Tudor poi, che è stata deludente, soprattutto considerando che l'anno scorso era arrivata seconda, quindi si avevano aspettative maggiori per questa squadra, dove Immobile ha floppato ed è stato molto pesante, dove è andato via Milinkovic-Savic in assenza che i vari acquisti non sono riusciti in alcun modo a sopperire, ci sono state alcune delusioni, come appunto alcuni nuovi acquisti come Kamada. È una Lazio che ha fatto una stagione abbastanza deludente, si è in parte ripresa con Tudor, ma a mio avviso non può andare oltre il 5, perché comunque, ripeto, è nel complesso una squadra che arriva seconda e l'anno dopo arriva settima, non può dire di aver raggiunto l'obiettivo, ecco, non è arrivata nemmeno in zona Champions, quindi no. Voto che diciamo può essere un 6 meno se consideriamo le altre competizioni. In Coppa Italia è comunque arrivata in semifinale uscendo per un pelo contro la Juventus, e in Champions ha fatto il suo, ha passato un girone non facilissimo con l'Atletico Madrid e poi agli ottavi ha anche battuto il Bayern. No, voglio dare 6, comunque ha anche battuto il Bayern all'andata seppur perdendo al ritorno, quindi considerando le coppe la Lazio sale a 6 come voto. Roma, sesto posto in classifica, appena davanti alla Lazio, 5,5, voto per la Roma, perché la Roma aveva l'obiettivo dichiarato, anche con acquisti importanti come Lukaku, di ritornare in zona Champions. Mancava poco, mancava qualche punto, il quinto posto dava la Champions, eppure la Roma non c'è riuscita, una parte iniziale di stagione disastrosa con Mourinho, poi migliorata notevolmente con De Rossi, che ha fatto sognare alla piazza la Champions, che poi è sfumata nel finale, quando la squadra di De Rossi ha avuto un calo. Stagione nel complesso così così, 5,5, perché ripeto, con una posizione in più in classifica avrebbero raggiunto l'obiettivo, forse avrei dato un 6 o anche un 6,5, ma la parte iniziale di stagione, soprattutto con Mourinho, pesa tanto. Voto che sale a 6, considerando le competizioni europee e la Coppa Italia, perché la Coppa Italia abbassa il voto, cioè uscire perdendo 2-1 con la Cremonese al primo turno, anche no. Ma l'Europa League aumenta leggermente il voto di mezzo punto, perché comunque si è spinta fino in semifinale a Roma, cedendo poi il passo all'Leverkusen, quest'anno dominante, tranne contro l'Atalanta. Ma andiamo avanti con il voto del Bologna, quinto in classifica. Bologna, a mio avviso, migliore squadra del campionato, per quelle che erano le aspettative. 9, il mio voto del Bologna per il Bologna 9, avrei potuto dare anche 10. Per quello che erano le aspettative, perché il Bologna era una squadra che poteva ambire ad arrivare decima, nona in classifica a mio avviso. Invece arriva quinta facendo un grande campionato. Non ho dato 10, avrei dato 10 se fosse arrivato terzo il Bologna. Ha avuto la grande occasione di arrivare terza battendo la Juventus, invece si è fatta recuperare da 3-0 a 3-3 e poi da lì ha anche perso la partita successiva col Genoa, alla fine è terminata quinta. Cambia poco perché la Champions è un sogno per i tifosi del Bologna e per insomma i giocatori, lo staff e la dirigenza, nessuno si aspettava questo risultato. Mancato qualcosina nel finale per fare un risultato ancora più storico, ma va benissimo il quinto posto per il Bologna, una squadra
fantastica, trascinata da Zirkzee, dai suoi talenti, Ferguson, Calafiori, e allenata benissimo da Thiago Motta, che l'anno prossimo sarà probabilmente la Juve, vedremo se riuscirà a replicare l'ottimo lavoro che ha fatto col Bologna. Quarto posto dell'Atalanta. All'Atalanta ho dato 7. Qui va detto che l'Atalanta potrebbe essere quarta, ma potrebbe anche essere terza. Ovviamente manca il recupero con la Fiorentina, quindi il mio voto è 7 comunque. Più o meno, anche dovesse arrivare terza, più o meno il voto sarebbe quello. Un'Atalanta che ha fatto di più di quello che si poteva aspettare. Atalanta l'anno scorso non ha centrato la zona Champions. Quest'anno aveva sì l'ambizione di tornare in Champions, ma non era proprio un obiettivo dichiarato. L'importante era stare in Europa e l'Atalanta, soprattutto con una parte finale di stagione sensazionale, è riuscita a arrivare in Champions anche abbastanza comodamente, forse addirittura con un terzo posto. Vedremo poi dopo il recupero. Motivo per il quale il voto meritato è un 7. Voto che, considerando le altre competizioni, a mio avviso sale a 9, perché in Coppa Italia comunque è arrivato in finale, seppur poi perdendola. In Europa League ha vinto la Coppa, l'Europa League, prima Coppa europea, la storia dell'Atalanta, prima Coppa di Gasperini, quindi risultato storico contro un Leverkusen che sembrava imbattibile, voto che non può che essere 9 per l'Atalanta, considerando tutte le competizioni. Ora i primi tre gradini del podio, Juventus terza, anche qua potrebbe essere quarta, dipende da cosa farà l'Atalanta con la Fiorentina. Alla Juventus ho dato 6, anche dovesse arrivare quarta sarebbe 6 il mio voto. È la media tra un girone d'andata fantastico, ottimo, da 8, dove la Juventus è riuscita a rimanere nello scarico dell'Inter per tutto il tempo, anche vincendo alcune partite in maniera rocambolesca all'ultimo minuto, ed è la media tra il 4 del girone di ritorno, dove la Juve ha vinto qualcosa come 3-4 partite in tutto il girone di ritorno e ha avuto un passo quasi da retrocessione. Per fortuna della Juve l'andata è stata fatta molto bene, quindi il margine era ampio, quindi non scenderà sotto il quarto posto eventualmente, ma per dei momenti ha rischiato addirittura di non andare in Champions dopo quel girone d'andata, quindi una Juve nel complesso secondo me abbastanza deludente. Il 6 comunque ci sta, perché la Juve a mio avviso è la terza più o meno, terza forza del campionato per valore della rosa, quindi dovesse arrivare terza o quarta, più o meno avrebbe fatto il suo. Seconda posizione in classifica per il Milan. Milan a cui ho dato 6, ma questo lo sapete già se avete visto il mio video. Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare sulla stagione del Milan, dove parlo, diciamo, nel complesso della stagione del Milan. Il mio voto alla Serie A era 6, il mio voto complessivo alla stagione del Milan era 5. L'avevo già detto, 6 in Serie A perché il Milan, a mio avviso, era la seconda rosa del campionato come valore e secondo è arrivato, seppur, come ho detto già in quell'altro video, in secondo posto, molto così, con pochi punti, arrivato più per demeriti altrui che per meriti nostri, e un secondo posto a 19 punti dal primo in classifica, quindi non è un secondo posto che si è luttato lo scudetto, che poteva anche dare un 6,5-7, ma un secondo posto così, diciamo do 6, perché comunque in un modo o nell'altro hai raggiunto l'obiettivo, ma di più non si può dare. Per la stagione 5, perché insomma, Coppa Italia sei uscita ai quarti, in Champions sei uscita ai gironi, in Europa League sei uscita alla prima squadra buona che hai affrontato come la Roma ai quarti di finale. Insomma, le altre competizioni le hai fatte male, quindi a mio avviso il 5 è il voto giusto per la stagione complessiva del Milan. Chiudiamo con il voto all'Inter. Inter che alla pari del Bologna, secondo me è la miglior squadra del campionato. Ovviamente nel complesso è ovvio che l'Inter è la migliore perché ha vinto il campionato dominandolo, ma il Bologna, per quelle che erano le aspettative, mi sono sentito di equipararla all'Inter. 9 per l'Inter, l'Inter che a mio avviso era la rosa più forte del campionato, quindi alla fine ha rispettato quelle che erano le mie aspettative, cioè che vincesse il campionato, ma non mi aspettavo che lo vincesse in maniera così dominante. Non ho dato 10 solo perché qualche piccola crepa c'è stata, un po' in queste ultime giornate che importavano poco, la doppia sconfitta col Sassuolo che ha lasciato qualche strascico, però in generale è stato un Inter che ha dominato totalmente il campionato, non ha mai dato l'impressione di poterlo perdere. Quindi il voto è altissimo perché non solo ha rispettato le aspettative, ma le ha proprio ha demolito tutte le altre squadre. Quindi campionato meritato, miglior attacco, migliore difesa, trascinata da tutti i suoi campioni, un 9 meritato. Voto che però scende a 8, secondo me, considerando la stagione nel complesso, perché in Coppa Italia l'eliminazione agli ottavi di finale da campioni uscenti è stata abbastanza clamorosa, seppur con un ottimo Bologna. E in Champions League ha superato un girone comunque alla portata e agli ottavi è uscita con l'Atletico Madrid in una doppia sfida che secondo me avrebbe potuto anche superare. Quindi nel complesso
Forse un po' deludente la campagna europea dell'Inter e la Coppa Italia, che fanno scendere il voto complessivo della stagione all'Inter a 8, comunque 8 perché ha pure vinto la Supercoppa l'Inter, quindi da quel punto di vista gli si può dire poco. Bene, questi erano i miei voti, il mio pagellone della Serie A per questa annata calcistica. Fatemi sapere anche i vostri voti nei commenti, li leggerò molto volentieri e come al solito risponderò a tutti. Vi invito ancora una volta a lasciare un like, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!